La costa est della penisola della Maddalena, chiamata così per l'esistenza un tempo di una chiesa dedicata appunto a Maria Maddalena, è anche nota ai siracusani come Apeddedina, la pellegrina. Il nome si ricollega a una leggenda di pescatori secondo cui un tempo un giovane marinaio e una giovane fanciulla erano soliti incontrarsi in tutte le notti di luna piena nella grotta che chiude la baia della pellegrina per amarsi appassionatamente su un letto di alghe. Un brutto giorno, anzi una brutta notte, la giovane si recò come sempre nella grotta per aspettare il suo bel marinaio, ma questi non si fece vedere né allora né mai, come peraltro pare sia uso frequente fra i marinai. La giovane non si diede per vinta ed allora andò pellegrinando più e più volte nei dintorni della grotta, ma sempre invano. I pescatori raccontano che ancora oggi, bordeggiando nei pressi della grotta nelle notti di luna piena, sia possibile vedere racchiusa in un fascio di luce lunare la povera pellegrina che aspetta invano il suo giovane marinaio.